In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono cominciano a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Il Vangelo di oggi ci parla della radicalità del discepolato, delle scelte decisive che Gesù ci chiede di fare per seguirlo. In parole forti e intense, Cristo ci invita a mettere il nostro amore per Lui al di sopra di ogni altro affetto, persino degli affetti più cari. Questo non significa che dobbiamo smettere di amare chi ci circonda, ma ci invita a mettere Dio al centro, a lasciarci guidare da Lui in ogni ambito della nostra vita. Quando Gesù parla di portare la propria croce, non si riferisce a un fardello imposto o alla rassegnazione a una vita di sofferenza. Piuttosto ci invita a prendere su di noi la responsabilità di vivere con autenticità e coraggio il nostro cammino di fede, affrontando le difficoltà e le sfide con lo sguardo rivolto a Lui. La croce diventa allora simbolo di una vita vissuta con amore, verità e dedizione. Gesù fa anche riferimento alla costruzione di una torre e alla decisione di un re che va in guerra. Due esempi che richiamano la necessità di essere preparati, di valutare e di decidere con serietà. Seguendo Cristo non si può andare avanti con esitazione o a metà. Egli ci chiede di rinunciare a tutto ciò che può ostacolare il nostro cammino, inclusi i beni materiali o le sicurezze terrene. Questa non è una rinuncia sterile, ma una scelta che porta frutto. Quando siamo liberi dalle nostre preoccupazioni e dai nostri attaccamenti, siamo in grado di accogliere la pienezza dell'amore di Dio e di donarci agli altri senza riserve. Alla fine, Gesù ci invita a fare delle nostre vite una torre salda, un'opera compiuta che possa resistere alle tempeste e riflettere il suo amore per il mondo.